Facciamo un gioco, l'ho già fatto nel convegno. Questa cosa cos'è per voi? Chi lo sa, faccia? Cos'è? Dai, forza! Cos'è? Una stella, dai! Sgradimento di una sera di un dischetto. Questa? Cappello? Il cappello. Questa? Guardate cos'è? Ha ragione il signore, è l'ingradimento di un dipinto. Questo per mostrarvi che il cambiamento di prospettiva cambia completamente la visione delle cose che noi possiamo avere. Se io fossi una formica e camminassi sopra un quadro, vedrei grumi di colore, ma non riesco a capire l'insieme del quadro. Non riesco assolutamente a capire la cosa il quadro simboleggia, cosa è disegnato, non riesco a capire nulla di questo quadro. Quindi il cambiamento di prospettiva cambia radicalmente la percezione delle informazioni che abbiamo. Quindi, qui sopra c'è qualcosa che non va. Perché chi governa il mondo? Quello che noi vediamo è reale, quindi collego a quello che vi ho detto all'inizio, no? Quindi Nostradamus dice che c'è un grande inganno che piano piano riduce le nostre libertà, in appaiamento all'ascesa di quello che lui chiama l'ultimo anticristo, che è un personaggio che prenderà il potere, avrà il suo massimo splendore verso il 2030, da quello che ho visto io, sono sempre mie, non è che non sto dando via delle date, sono sempre le mie, diciamo, deduzioni. E Nostradamus dice che questo anticristo nel appunto soggiogherà il mondo, sarà un grande seduttore e sedurrà il mondo. E c'è da fare tutto un discorso su chi è, poi se abbiamo tempo magari lo facciamo, magari nelle domande. Allora, secondo me il mondo oggi è gestito da un qualche cosa che è molto simile allo spettro di 007. Vi ricordate i primi film di 007? Dove c'era il cattivo dello spettro, che era quel gatto bianco, no? Che diceva che attraverso il ricatto la manipolazione eccetera riusciva a governare il mondo. Ecco, secondo me siamo molto vicini a una cosa del genere, ovvero ci sono delle bande di persone, per bande intendo delle associazioni, non voglio fare nomi, no? Ma ci sono delle associazioni che per la maggior parte sono occulte, sono segrete, transnazionali, che si sono inserite nel tessuto sociale, nel tessuto economico, ad alti punti di potere e stanno portando il mondo verso la catastrofe, verso la distruzione. Alcuni diranno, ma non ci dici nulla di strano, no? Cioè, più o meno il sentore c'è. Ecco, però io mi sono chiesto quale potrebbe essere il senso di tutto questo, perché tutto questo? Vediamolo. Allora, innanzitutto abbiamo degli indizi? Sì, abbiamo degli indizi, perché questa signora, che è in Gris, ha rilasciato delle lunghe interviste in cui ha dichiarato che il marito, che era un colonnello dei servizi intelligence, ha operato ad alto livello con dei gruppi transnazionali che
praticamente costituivano un'organizzazione dentro l'organizzazione. Che non avevano leggi, non avevano regole, avevano fondi illimitati, quindi riusciva a manipolare e gestire le cose che voleva fare. Ma anche abbiamo il signor Michael Aquino, che è un satanista che ha fondato il Tempio di Set, e che qui lo vedete ritratto in diverse pose, e questo signore lavorava alla CIA e ha lavorato al progetto MK Ultra. Sapete cos'è il progetto MK Ultra? Il progetto MK Ultra è il progetto segreto, di cui oggi sappiamo ben poco, di manipolazione mentale. Cioè sono quei progetti fatti in modo da creare nuovi, il candidato manciuriano ad esempio, quindi delle persone che vengono programmate a tutti gli effetti per fare determinate cose. Per cui io prendo una persona a caso e la programmo in maniera molto sofisticata. Questa persona non sa di essere programmata, però sa che il giorno X deve andare di fronte a, che so, un personaggio importante e deve scaricare tutto il caricatore dell'arma che, ha, che gli è stato dato. E poi si deve sparare. Questo è il candidato manciuriano, no? Quindi l'MK Ultra è stato un progetto segreto, codificato, riservato, cui poi è stato portato avanti anche con il progetto Monarch, che ha praticamente studiato queste tecniche e ha condotto degli esperimenti su oltre 2000 cittadini americani canadesi inconsapevoli, cavie, di tutto questo. In particolare si usavano tecniche di deprivazione sensoriale, deprivazione del sonno, droghe, LSD, abusi sessuali, specialmente su donne, perché le donne sono più facili a creare, a farsi programmare una doppia personalità. E quindi se io creo una doppia personalità, poi posso dare a questa doppia personalità un messaggio, che poi la doppia personalità si richiude e quindi nessuno riesce a capire che c'è una doppia personalità se non con le chiavi giuste. Quindi con le chiavi giuste una persona programmata, ad esempio il suono di una campanella o una frase particolare, si apre la doppia personalità e l'informazione può essere tirata fuori. Questo in sintesi, molto in sintesi, molto, molto semplicemente, è quello che è stato fatto. E ci sono più di, le stime parlano di 2000 vittime, se non altro perché tutti i documenti poi sono stati distrutti. Il, ad esempio, vi avete alcuni pezzi, alcuni documenti ufficiali che sono stati diffusi, censurati. Qui avete una ragazza che è stata sottoposta appunto al progetto MK Ultra, e chi a questo punto gestisce, può gestire queste cose? Allora, sono stati fatti tanti nomi. Uno potrebbe essere il Comitato dei 300. Cos'è il Comitato dei 300? Questo lo trovate sul sito di Rino Di Stefano, che è un noto giornalista del giornale. E il Comitato dei 300 è un comitato di superpotenti che ha praticamente, secondo Coleman, che è un agente dell'MI6, quindi non è il primo che passa per strada, no? È un comitato di 300 persone fra i più potenti che ogni X anni si ritrova e decide le sorti del pianeta e quindi dice: adesso alla Grecia facciamo questo, poi facciamo quest'altro all'Italia, poi facciamo questo alla Francia, no? E sono tutti d'accordo. E se qualcuno non è d'accordo e gli altri 299 sono d'accordo, capite che c'è poco da fare.
Questa è un altro indizio, e questa è ancora più strana. È Karen Kurz, che è un avvocato che ha lavorato per il Fondo Monetario Internazionale. Questa se ne è uscita dicendo: ma io so che ci sono degli alieni che segretamente decidono le sorti del pianeta. E questi alieni sono dolicocefali, quindi hanno un cranio allungato, come le immagini egizie che sono state mostrate a suo tempo in vari reperti. E dice che alcuni di questi sono in Vaticano. Ci crediamo o non ci crediamo, ecco lì, non lo so, non lo sappiamo, però sappiamo che ci sono queste persone che dicono queste cose. Io credo più al programma MKUltra che a una persona che fa simili dichiarazioni, però comunque la tengo comunque in osservazione. Ecco, questi sono i famosi crani che sono stati trovati. Allora, detto questo, c'è da dire anche che ci sono altre cose strane. Questo è il monumento che è stato creato in Georgia, sono la Georgia in Galveston, e praticamente in molte lingue del pianeta sono codificati 10 comandamenti. Il primo comandamento è: mantieni l'umanità al di sotto dei 500 milioni di persone, in perfetto bilancio con la natura. Allora, molti dicono che noi non abbiamo le risorse sufficienti per tutto il pianeta. Noi adesso siamo 7 miliardi qualche cosa, presto raggiungeremo i 10 miliardi. E si dice: ma quando raggiungeremo i 10 miliardi sarà impossibile far fronte a tutta la necessità energetica, il fabbisogno alimentare, eccetera. Permettetemi di dire che, di osservare che noi abbiamo una gestione estremamente assurda del nostro sistema. Perché? Perché non so se lo sapete, ma ad esempio i supermercati, quando un prodotto arriva a scadenza, lo buttano via. Quindi ogni giorno il vostro supermercato abituale, dove voi andate a fare la spesa, butta via tonnellate di derrate alimentari. Non solo queste derrate alimentari, per non far diminuire troppo il prezzo, se sono troppo abbondanti vengono distrutte. Ci passano quei trattori sopra, no? Abbiamo visto le arance che vengono schiacciate con i trattori perché... Allora, una gestione più razionale del cibo, innanzitutto, magari potrebbe essere una cosa più etica, più interessante, ma poi anche l'utilizzo di fonti energetiche meno inquinanti. E tanto che si parla di cella combustibile con idrogeno, non sto parlando di cose che ho detto prima, Tesla piuttosto che altre cose, che comunque ci sono, perché oggi c'è la Tesla Motor che sta rifacendo le stesse cose che faceva Tesla, e ha fatto delle macchine che funzionano perfettamente con la tecnologia di Tesla. Quindi, però, lasciamo perdere per un momento Tesla, però la cella combustibile, tanti anni che se ne parla, potrebbero dare energia pulita, non inquinante, eppure continuiamo a non usarla. E quindi, ritornando a Nostradamus a un certo punto dice: corpi sublimi, senza fine ad occhio visibile, verranno tenebrati per queste ragioni. Corpi, menti compresse, senza testa e nocivamente, diminuiranno le sacre preghiere. Quindi abbiamo corpi sublimi a perdita d'occhio, che vengono tenebrati nell'intelletto, confusi nella mente. I loro corpi e le loro menti saranno compresse, senza capi nocivamente rovinati. Diminuiranno le sacre preghiere. Il padre Anna, che è un po' è un produttore anche di Nostradamus, al posto di invisibile riporta invisibili. La frase quindi diventa: corpi, menti compresse, senza capi e invisibili.
Quindi c'è da dire che Nostradamus disse, c'è proprio un appendice sulle sue quartine, non modificate le mie quartine, anche se vi possono sembrare che ci sia degli errori o delle cose, non le modificate. Quindi lui dice, anatema a chi modifica le cose che io scrivo, lo dice proprio, no? E purtroppo qui alcune cose sono state modificate, quindi non abbiamo la sicurezza di quello che stiamo dicendo. Alcuni commentatori invece riportano Corfo, Franco, Prince, Saint Le Chef e Invisible, che potrebbe essere tradotto con corpi, menti e sensi compressi da capi e invisibili. Quindi questo, no, poi lui infatti dice declazione contro i menti critici, coloro che reggono questi versi attenta riflessione li apportino, profani ignoranti dal toccarli si guardino, che astrologi stolti, incolti, tutti non s'accostino, colui che altrimenti farà maledetto sarà secondo sacro rito. Quindi è chiaro che questa quartina potrebbe nascondere una cosa abbastanza interessante, quindi corpi compressi da capi invisibili. E questo cosa potrebbe voler dire? Vuol dire che il capo, colui che opprime, non è fisicamente presente, però è presente da qualche altra parte. E questo cosa ci porta? Ci porta a questa cosa qui. Ci porta al microchip sottocutaneo e ai suoi derivati successivi. Allora, qui c'è da dire una cosa molto precisa. E cioè, molti di voi pensano che queste siano palle, siano puttanate, lo so. Però qui abbiamo un televideo che dice: un microchip subcutaneo permetterà di monitorare lo stato fisico di una persona trasmettendo i dati all'ospedale tramite un server. Questa è una news del 2010. Il microchip è stato ideato da un ingegnere informatico tunisino, Amber Karetz Ben Abbella, che lavora all'Università Giapponese di Aizu. Alimentato dalla bioingegneria, dalle azioni chimiche dell'organismo, quindi non c'è bisogno di batteria, quello avanti in eterno, il microchip fornirà ai medici indicazioni su pressione sanguigna, temperatura corporea e dati cardiografici dei pazienti, spesso soprattutto persone anziane o disabili, poco autonome, e consentirà un intervento rapido in caso di emergenza. Questo è il microchip, con questo a sinistra è un chicco di riso, quindi come vedete è una cosa estremamente piccola. Poi, questa immagine di destra è una serie di slide tratte da un video in cui viene detto che un inventore saudita ha creato un microchip killer. Ovvero sia, questo inventore saudita ha chiesto in Germania la possibilità di ottenere il brevetto per questo microchip killer, che una volta installato potrebbe rilasciare uno sviccialuro se si vede che il GPS porta la persona che ce l'ha addosso fuori da una certa area. Quindi automaticamente il computer dice: ah, tu ti stai spostando dall'area in cui sei stato confinato, ti uccido con una dose letale di cianuro. Andiamo a vedere qualche filmato. Renzi, sì. Renzi. Io non commento.
Questo era il filmato di pubblicità della Verichip. Obbligati, attenzione. Avete visto prima, lo mettiamo sui malati che aiutano, poi lo mettiamo sugli atleti. Allora, questa è un'azienda che ha inserito il microchip per i dipendenti. Il microchip viene inserito in questo punto, nella mano destra o nella mano sinistra, che consente l'apertura delle porte, la combinazione, quindi basta avvicinare la mano alle serrature, consente l'accensione e l'accesso al PC, quindi le password non servono più, si, attraverso un discorso di prossimità si arriva ad accendere o accedere il PC, e quindi tutto ciò che sono password non sono più da ricordare, perché tanto c'è il microchip che mi dà l'accesso univoco. E così funziona la macchina, così funziona il telefono, così funzionano le porte. Ok, questo è il futuro che questi signori stanno progettando, cioè un sistema in cui le chiavi vengono sostituite da un sistema univoco di cifratura. Vedete, si pone la macchina vicino al sensore, ci sono dei varchi, se il sensore è abilitato tu puoi entrare, se il sensore non è abilitato tu non puoi entrare. Vedete, questo serve per abilitare il fotocopiatore si accende. Allora, è chiaro che se questa tecnologia finisce nelle mani sbagliate, no? E sono già nelle mani sbagliate, si unifica il sistema di pagamento, questo sistema di pagamento diventa unico elettronico. Si identificano i dati, quindi contenuti nel microchip, quindi io che controllo il microchip, se voi foste tutti microchippati, chi sta sopra e gestisce il sistema sa che voi siete qui, e vi siete riuniti e sapete e fate e seguite la mia conferenza. Quindi non c'è più libertà, non c'è più la possibilità di gestione dell'informazione, non c'è più nulla. Ma vi voglio far vedere, perché pochi lo sanno, questi due filmati. Allora, questi sono due filmati fatti dalla Casaleggio Associati. Dice, perché ci stai facendo dei filmati? Perché sono stati fatti prima che Grillo e Casaleggio fondassero il Movimento 5 Stelle. Andiamole a vedere. Questa è ancora più bella, cioè sempre Casaleggio. Allora, da cosa abbiamo capito da questi due video? Abbiamo capito che ci sarà una guerra, che loro dicono nel 2020, con uso di armi meteorologiche, chimiche, eccetera, eccetera, che ci sarà la compravendita di memorie, che ci sarà un unico avatar digitale per ognuno, e che se non sei su questo avatar digitale, non esisti, non c'è bisogno di passaporto.
In effetti adesso su cosa stanno lavorando? Sull'operazione cervello, Brain Initiative. Gli Stati Uniti e l'Europa hanno lanciato le interfacce neurali. Quindi l'accoppiata microchip che identifica il soggetto e l'interfaccia neurale è un veicolo perfetto per entrare nel cervello di ognuno e manipolare l'informazione. Questa è una slide NASA da un report che doveva rimanere riservato ma non è rimasto riservato. E come vedete, queste sono le previsioni per il 2025, qui si dice connessione con il cervello, veramente rapido caricamento di dati, educazione in minuti. Quindi volete imparare a suonare il pianoforte? Non c'è problema. Connessione, vi caricano il programma per vi insegnano a suonare il pianoforte. Ma da programmatore, quale sono, vi dico attenzione, perché una volta che una tecnologia così è stata installata, è possibile upgradarla, quindi modificare le cose, creare nuove regole, ma anche manipolare l'informazione. Quindi se io posso aggiungere qualche cosa, posso anche togliere qualche cosa, o posso modificare qualche cosa. Quindi senza che ve ne rendiate conto, chi ha l'accesso alla vostra interfaccia neurale può cancellarvi la memoria. E quindi questa diventa, come dicevamo prima, nelle mani sbagliate, un'arma estrema, no? E secondo me il vero anticristo è Gaia, è quella entità digitale che abbiamo visto prima che connetterà tutti. Ed è l'unica cosa che è in grado, un super computer, probabilmente potrebbe essere uno scienziato che diventa, fa il salto verso il transumano, quindi diventa metà uomo, metà macchina, fa il salto per il transumanesimo e diventa un qualche cosa a noi oggi inconcepibile, che riceve i dati da tutto il mondo e che è in grado di percepire attraverso i varchi, attraverso i sensori che saranno presenti in ogni casa, quello che noi pensiamo, quello che noi diciamo, quello che noi facciamo, cosa, come noi operiamo. E se non vai bene, vieni terminato. Allora, questo è un futuro possibile, questo è Time, e ci dice progetto per il 2045, connessione con il cervello, la possibilità di trasferire la memoria da un cervello ad un altro, rendendo le persone immortali, il concetto del transumanesimo. E l'umanità sarà divisa in tre categorie: i potenziati, quelli che avranno i soldi che si potranno permettere questa cosa, i servi, quelli che servono proprio, e i mangiatori inutili. Indovinate che fine faranno i mangiatori inutili? Visto che abbiamo visto che la popolazione mondiale deve essere ridotta a 1 miliardo di persone da 7, no? E qualcuno si domanderà, vabbè, ok, ma chi farà le cose? Non c'è problema, abbiamo già i robot, ok? Quindi come si crea tutto questo? Si crea creando il caos. Si fa in modo che la popolazione sia esasperata attraverso il caos monetario, attraverso le leggi della disinformazione, no? Si crea il problema e poi si offre la soluzione, la legge di Chomsky, no? Le 10 regole di Chomsky, non Chomsky. Diceva, io ti creo il problema, ti metto al potere delle persone corrotte,
Andatevi a leggere i protocolli dei savi di Sion, che dicono siano stati fatti dagli ebrei. Non c'entrano niente gli ebrei, ma qualcuno vi sta applicando la lettera. In quei protocolli lì viene detto: metteremo al potere delle persone corrotte, cosicché le persone richiederanno delle persone non corrotte. A quel punto noi daremo le persone che vogliamo noi e prenderemo il potere. Quindi creare il problema e poi offrire la soluzione. Quindi attenzione, molta attenzione. E quindi mettere al potere persone disoneste per farci poi dire: ok, va bene, guarda, governa tu, che tu sei onesto. Quindi noi deleghiamo la nostra sovranità e si ritorna, signori, volentieri alla monarchia. Stiamo ritornando alla monarchia, in cui c'è un gruppo di elite molto ristretta, una tecnocrazia, che governa per noi. Come? Come stiamo raggiungendo questo? Con tutto quello che state vedendo adesso, l'identità che non c'è più, no? L'identità gender, non ci sono più riferimenti, non c'è più niente. Con l'immigrazione, andate a leggere questo rapporto dell'ONU, Replace Migration, immigrazione per sostituzione. Ci sono degli scenari che dicono che se gli immigrati raggiungono un certo livello, nel 2050 l'Italia sarà per il 70% extracomunitaria. Noi diventiamo minoranza. Lo dice un rapporto ONU, Non è che lo dice Paperino. E voi credete che i nostri governanti queste cose non le sappiano? Le sanno sicuramente, no? Quindi c'è qualche cosa che non va. E poi come si crea il caos? Con la guerra, con la distruzione. E attenzione, avete visto prima il video Gaio che diceva che le acque aumentano di 14 metri, no, Nostradamus dice che le acque aumentano di almeno 70 metri, e lo dice nel 2039, in pieno accordo con quello che dice Keynes. Quindi c'è anche un effetto climatico. La Lega non sarà qui. E quindi, qual è l'anno per il futuro? Qual è l'anno per il futuro? Signori, dobbiamo darci da fare, perché qui se non ci diamo da fare gli eventi ci travolgono. Noi siamo come su un treno e stiamo guardando, invece di guardare dove va il treno che sta andando in un burrone, guardiamo fuori dal finestrino e diciamo: ah, guarda il panorama, che bello, guarda l'albero, la casa, no? E invece il treno sta andando verso il burrone, e qui ci vuole qualcuno che ti frena la mano e dica: fermi, perché sennò succederà questo. E io mi fermo qua, non sono un profeta, io analizzo i dati, analizzo quello che vedo, li collego e ve li riporto. Se ci sono domande, Alfredo, volevo dire un attimo un principio, perché prendiamo qua magari la sede, cioè non abbiamo il tempo, la sede è quella di questa. Però quando si parlava di microchip c'era un'implicazione, no, a livello ufologico infinita, certo. Quindi bisogna vedere anche che non è che una mattina si sveglia invento un microchip. No, sicuramente sono tecnologie che una rete di ingegneria che probabilmente non è di questa terra, insomma, sfruttata adesso è un argomento, però è giusto per collegare un altro. Hai fatto bene, anche perché, attenzione, adesso si sta spostando su ingegneria elettronica biologica, quindi funzioni molecolari che replicano l'elettronica. Quindi una cosa inserita una volta in questo modo poi non è più amovibile. Voglio dire solamente un'ultima cosa: nell'Apocalisse leggiamo esattamente lo stesso, il marchio della bestia, la Bibbia qui, la Bibbia dice che non a un certo punto la bestia imporrà il suo marchio e né ricco né povero potrà vendere o comprare senza l'utilizzo di questo marchio.
E poi viene detto anche un'altra cosa, che quando gli angeli scenderanno dalla Gerusalemme celeste, che ricordo che è un cupo che scende giù, gli angeli faranno marcire questo marchio della bestia, e quindi chi avrà questo marchio morirà con delle piaghe ulcerose che si creeranno sulla fronte, perché il marchio della bestia verrà installato, secondo l'Apocalisse, Giovanni, sulla fronte e sulla mano destra. E l'armata celeste, prima di sferrare l'attacco definitivo contro l'Anticristo, distruggeranno, praticamente faranno morire tutti quelli che hanno impiantato questo marchio, che mi pare di capire a questo punto sia ovvio, sia un microchip molto avanzato, molto nel futuro. Stiamo parlando di una tecnologia che accadrà fra, che so, il 2040, il 2050, potrebbe essere l'inizio. Ecco, Nostradamus dice che l'Anticristo prenderà il potere nel 2030, quindi ci sta benissimo che il... E quindi noi saremo fra il crudine e il martello, cioè saremo fra, se non ti fa installare il microchip, vieni messo a morte. Se ti fai installare il microchip, sai che comunque poi gli angeli ti uccideranno. Quindi ci saranno le persone che dovranno scegliere cosa fare. Darsi la macchia, non darsi la macchia. Darsi la macchia. Domande? Domande? Vai. Aspetta un attimo, passo con il microfono. Allora, se il microchip ha queste possibilità, che lei ha descritto, io mi sono preoccupato, perché vuol dire che l'uomo, l'arte non esiste più. Io parlo per me, poi per l'altro. Non esiste più. È impossibile che l'uomo non ha più la possibilità di creare. Ma proprio per questo che si parla di anticristo, no? Cioè, il dominio più forte che può fare un tiranno. Qual è? Quello di entrarti in testa, di non riuscire nemmeno a farti pensare, perché nel momento in cui tu pensi qualche cosa, lui te la cancella. È la devastazione totale questa. Non posso pensare, se esiste il Padre Eterno, non posso, è impossibile che l'uomo debba arrivare a quelle conclusioni mie. Quella è la mia. Ci stiamo arrivando in maniera del tutto ingannevole, per cui queste tecnologie adesso ci vengono presentate come positive, no? Abbiamo visto, servono per gli ammalati, servono per non ricordare le password, quindi ti aiutano, eccetera. Però più avanti si evolveranno in qualche cosa che lei provi a pensare solamente, se lei ha una cosa del genere installata e qualcuno le cancella l'identità digitale, lei non entra più in casa, non accende più l'auto, non accende più il suo conto corrente, non riesce più a fare la spesa. Le persone che le stanno attorno non si possono avvicinare, perché se le è stata cancellata l'identità digitale, significa che lei è un reietto, e quindi chi si avvicina a sua volta diventa un reietto, e quindi tutte le persone le stanno molto alla larga. Allora, lei prova a pensare che capacità di sopravvivenza ha in un mondo così. Zero. Prego, un'altra domanda. Senta, gli volevo dire, da fonti internet mi risulta che, allora, per quanto riguarda i microchip, li stanno già costruendo, guarda caso, in Italia, Germania e Israele. Abbiamo questi filmati, non è una novità, cioè. Per la gente che ancora non conosce questo. Poi invece volevo fare una domanda sull'ISIS, perché sempre fonti in internet dicono che questo ISIS è una creatura della Cina. Io volevo sapere quello che pensava lei. Allora, io le posso dire che come analista di geopolitica penso che l'ISIS sia stato un qualche cosa che gli americani hanno usato, ma non hanno creato. Mi spiego meglio. Quando c'è stata l'invasione dei russi dell'Afghanistan, gli americani non volevano entrare in conflitto con i russi.
cosa hanno fatto? Hanno armato i talebani contro gli russi, li hanno addestrati, gli hanno insegnato a usare i missili contro gli elicotteri e i talebani hanno sbaragliato praticamente i russi, tanto che i russi si sono ritirati dall'Afghanistan e finita la guerra dall'Afghanistan. A questo punto i talebani, un bello, avevano il potere, hanno creato la loro democrazia e sono andati avanti un po' di anni, una decina d'anni così. Attenzione, l'Afghanistan era liberale, era molto liberale prima dell'arrivo dei talebani. Arriviamo noi, a questo punto i talebani si schierano contro gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti scendono in campo e abbiamo le due guerre contro l'Iraq, a questo punto decidono di fare la guerra contro l'Iraq, e parte un progetto che però, secondo me, nasconde un sottoprogetto di quell'aspetto di cui parlavo prima. Il sottoprogetto di quell'aspetto è destabilizzare tutto il Medio Oriente. E quindi c'è un progetto che magari può essere partito con uno scopo, poi sotto si innesta un'altra cosa. Il progetto di destabilizzare il Medio Oriente funziona, perché viene distrutto l'Iraq, viene distrutta la Libia, quindi si creano delle zone molto, molto turbolente. Allora gli Stati Uniti cosa fanno? Vabbè, possiamo armare i curdi contro i talebani. Quindi loro, non volendo intervenire, continuano con questa tecnica, no? Armano il nemico del mio nemico in modo che si facciano una guerra tra di loro. Che è una cosa che trovate anche nella teoria dei protocolli di Sion. Ma è una cosa che ha detto anche Kissinger: armeremo tutti e entrambi i contendenti finché si faranno e si distruggeranno fra di loro. Ora è nato l'ISIS perché gli americani hanno detto: dobbiamo tirare giù Assad in Siria perché sta costruendo gli oleodotti, i gasdotti, ci serve il petrolio, eccetera, eccetera. Sempre queste bande, no? Non tanto il governo centrale, ma le bande che vogliono mettere le mani sul petrolio. A quel punto cosa facciamo? Addestriamo l'ISIS, così l'ISIS, i ribelli, no? Fanno in modo che cada Assad. Non si sono resi conto che hanno scatenato un demone. Questo demone adesso ha preso vita propria, no? Come la storiella di Topolino, no? L'apprendista stregone, che non riesce per controllare le forze, quindi le forze gli si rivoltano contro, le forze che lui ha scatenato gli si rivoltano contro, e l'ISIS si sta rivoltando contro chi li ha armati e finanziati, che sono stati attraverso l'Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita voleva far cadere Assad, no? Che ci sono vecchie ruggini, e quindi ha finanziato l'ISIS. Adesso cosa hanno detto? Potremmo finanziare Al-Qaeda, perché è partita una petizione di militari americani che hanno detto: tu sei scemo, perché noi abbiamo combattuto contro Al-Qaeda, adesso tu vuoi finanziare Al-Qaeda per combattere l'ISIS, ma non esiste questa cosa. Okay? Quindi proprio hanno risposto così i militari americani. E quindi è un po' abortita questa cosa. Rimane il fatto che questi signori adesso stanno crescendo bene, è un ritmo vertiginoso. Leggevo che i super soldati che hanno addestrato in Iraq, appena sono arrivati allo scontro, si sono arresi, hanno consegnato le armi. Quindi c'è un problema anche logistico non indifferente, che gli americani stanno fornendo i soldati iracheni di armamenti e quant'altro, e questi si arrendono e consegnano armi nuove fiammanti ai signori dell'ISIS. Quindi c'è tutto un discorso molto complesso. Vediamo adesso la Russia che cosa farà, perché ha dichiarato, ha spostato armi, armamenti, cose logistiche, quindi impianti logistici, caccia e quant'altro, e quindi la situazione è in divenire molto complessa. Spero di aver dato una risposta. Ci sono altre domande? Prego. Diciamo che c'è stata una gestione molto senza una strategia ben precisa, quindi le cose sono andate un po' a caso e queste bande, no, hanno avuto troppo forza a creare il caos. Prego. Chiedo per un altro argomento, cioè le scie chimiche, dal suo punto di vista.
manipolazione mentale o solo manipolazione climatica? Guardi, sulle scie chimiche io non mi voglio pronunciare perché non ho dati. Mi rendo conto che questa può sembrare una risposta opportunistica, però sinceramente oggi non ho dati certi. Io ho trovato molta documentazione che lo devo ancora leggere, ci devo ancora studiare. Di certo potrebbe essere, perché io ho trovato la documentazione a riguardo, un progetto per il contenimento del riscaldamento globale. No? Allora, c'è un progetto del fisico Teller, che è quello che ha inventato la bomba d'idrogeno, che ha fatto un progetto per contenere il riscaldamento globale. Il riscaldamento globale serve, è causato dall'emissione di anidride carbonica e anche dal sole che arriva. Se noi stendiamo una coltre di nubi, questa parte della radiazione solare vengono riflesse e quindi non c'è un forte riscaldamento globale. Quindi potrebbe essere un progetto ombra, è un'ipotesi la mia, però c'è il rapporto di Teller su questo, potrebbe essere un progetto ombra per bloccare il riscaldamento o comunque per ritardare il riscaldamento globale. Certo che se noi facessimo esplodere delle testate nucleari al Polo Nord, perché per ipotesi c'è uno scontro fra flotte al Polo Nord, ciao, cioè, questo, cioè i giochi sono finiti. Ecco perché probabilmente per il 2039 avremo le acque che aumenteranno. Sì, poi lei. Dunque, volevo segnalare una cosa che mi pare non sia stata detta. Al British Museum di Londra, nell'Ottocento, apparve una lettera scritta da Mazzini ad Albert Pike. Mazzini era il capo della massoneria italiana e Albert Pike, fondatore del Ku Klux Klan, era il capo della massoneria inglese. E gli dice come dovranno essere organizzate, combattute, come dovranno andare a finire le tre guerre, non di indipendenza, ma mondiali. La prima e la seconda sono state azzeccate al millimetro. Si parla della creazione dello Stato di Israele, si parla della creazione del nazismo, del comunismo, che si dovranno combattere tra loro. E la terza guerra mondiale sta accadendo praticamente, perché prevede praticamente lo scontro della civiltà cristiana contro la civiltà islamica. Quindi è già stato tutto programmato questo. Basta che andate a vedere su internet al sito Mazzini. Sì, ma lo conosco, è un po' contestata questa cosa, difatti io non ho parlato. Adesso al di là di chi l'abbia scritta, potrebbe essere chiunque averla scritta, comunque ha preceduto praticamente tutti gli eventi. Per quanto riguarda il capo dell'ISIS, sempre andando su internet si trova. In realtà non si chiama Baghdadi, ma si chiama Samuel Eliot. Non è lui. Ci sono delle nuove informazioni che dicono che non so lui. Non è morto. Vabbè, comunque in questo sito si chiama Baghdadi con un deputato americano ed altri personaggi. E sembra che sia stato addestrato dalla CIA, dal Mossad. Sì, ma entra in questo discorso che dicevo prima, cioè ci sono delle bande, delle frange. Un'altra cosa poi mi lascio capo libero. Per quanto riguarda il discorso ebrei che non c'entrano niente nella. Ma il popolo ebreo non c'entra niente. No, il popolo no, però c'è una elite ebrea. È l'elite mondiale, lo stato dei 300 è mondiale.
esatto. Contiene inglesi, italiani, quindi è un diritto mondiale. Okay. Ci sono miliardari che decidono, c'è un miliardario che ha deciso, ha mandato una lettera a tutti i miliardari della Terra dicendo: io sto facendo il progetto 2045 sul transumanesimo per vivere in eterno. Vuoi finanziarmi? Vuoi aderire? Cioè, e questo è un russo, capisci? Cioè, ci sono delle persone che stanno lavorando su queste cose e hanno finanziamenti, oserei dire, illimitati, perché c'è una convergenza di scopi, informazioni, di opportunità, no? E quindi si crea la convergenza per sfruttare il momento. Non si guarda il futuro, non si guarda il non si dice: se io faccio questo i miei figli non vivranno più in un mondo, o i miei nipoti non vivranno più in un mondo come lo conosciamo. Si dice: no, ma adesso questa cosa mi potrebbe portare un vantaggio tattico, strategico, mi potrebbe portare dei vantaggi, quindi la faccio. Cioè, questo è il concetto che viene seguito. Posso dire una cosa? Riguardo sempre a questo discorso, questi personaggi che controllano, per esempio, la stampa, la finanza mondiale, sono tutti della stessa etnia. Questo l'uomo più potente del pianeta non risulta essere Rockefeller, Rothschild, e poi tutti gli altri, quelli che controllano la BCE, come anche la Federal Reserve, sono tutti di estrazione ebraica. Nel Talmud è scritto che il popolo ebraico è destinato, è il popolo eletto, a governare sul pianeta, e tutti gli altri dovranno lavorare per loro. Vi garantisco che Israele verrà conquistato. I gentili. Quindi se lo scopo è questo, Israele verrà, quindi questo porterà alla distruzione di Israele. Quindi mi sembra che se una famiglia, una elite ebraica ha progettato la distruzione di Israele, sta lavorando contro il suo popolo. Quindi Israele qui non c'entra nulla. Nostradamus ci dice che Israele verrà distrutto. Io lo penso così, mi piace, ma non Israele qui come governo, come popolo, eccetera, non c'entra nulla. Poi lei mi dica: ci sono delle elite, c'è la mafia cinese, la mafia russa, discutiamo, perfettamente d'accordo, non c'è problema. La mafia ebrea, non lo so. Ci sono altre domande? Riferito a un fatto che è avvenuto qualche mese fa, quando i terroristi dell'ISIS uccisero alcuni tecnici giapponesi. Nello stesso periodo io vidi dei filmati in cui questi militari andavano in giro con dei blindati Toyota, nuovi fiammanti, il cui costo era dell'ordine di 100.000 euro, penso, o meno. Quindi questa è, secondo me, la prova che da qualche parte qualche potenza tecnologicamente avanzata permette loro di fare questo, perché sono armi catturate dai soldati afghani. I russi si sono violentemente irritati perché hanno detto chiaramente: voi, riferito agli americani, state dotando i soldati iracheni di armi nuove, i soldati iracheni si arrendono, tutte queste armi finiscono nelle mani dell'ISIS. Quindi sono arrivati a dire: noi difenderemo, se necessario, i confini della Cecenia con le armi nucleari. L'hanno detto chiaramente questo. Okay? Quindi attenzione, perché le cose, come vi ho fatto vedere in quella slide dove non ricordiamo il particolare, ma dobbiamo vedere il quadro di insieme, non sono così come ci vengono presentate, le cose sono diverse. Quindi attenzione sempre a dare giudizi, a dire: è colpa di questo, è colpa di quello. Sono cose che sono messe lì come parafulmine per farci credere che sia così. In realtà non è così, è cos'ha. Attenzione a delegare la sovranità, attenzione a dire: lui è onesto, quindi voto lui, perché è la persona che è stata posta davanti affinché noi la scegliessimo in mezzo a tanti disonesti. Quindi attenzione,
Questo è il messaggio che vi voglio veicolare, grazie. Qualcun altro? Volevo chiedere se secondo me i campi FEMA sono una bufala o c'è qualcosa di vero? No, i campi FEMA sono una cosa vera, solo che sono per un tot milioni di persone. Cioè loro comunque si aspettano degli eventi che porteranno la popolazione in crisi, diciamo. Ci sono tre tipi di campi FEMA: i campi per gli sfollati, che sono delle vere e proprie città, i campi fortificati, dove ci sono le persone che vengono tenute in condizioni di sicurezza, e i campi di prigionia, per cui loro evidentemente si aspettano rivolte, si aspettano cose particolari. Non sappiamo a chi o cosa siano destinati, sappiamo che ci sono. Tenga presente, quando c'è stato l'11 settembre, è partita un'operazione fulminea di mettere sotto custodia tutti i sospetti. Quindi se lei ha 2 milioni di sospetti che deve mettere sotto custodia, cosa fa? Li prende e li porta in un campo di detenzione, senza pensarci un attimo. A questo servono probabilmente i campi FEMA. Aggiungo che poi c'è tutto il discorso delle barre in plastica, eccetera, che sono state viste, eccetera, e questo vorrebbe dire che magari qualcuno si aspetta, come dicevamo prima, una pandemia, si aspetta delle cose che possono essere pericolose. Vi faccio vedere una foto, se ce l'ho. Aspetta un attimo, lo devo trovare. Questa è una simulazione di due bombe nucleari da un megatone che vengono lanciate su Milano. Allora, vedete queste aree arancioni e più interno rosse. Allora, questo qui è più gialle e poi ancora più gialle, no? Allora, quindi, questo qui è l'effetto del fallout, cioè la ricaduta radioattiva. Una bomba termonucleare, quando esplode, sposta l'aria. C'è proprio uno spostamento dell'aria. È quello che nella Bibbia si legge: il cielo si arrotola. Nell'Apocalisse dice: il cielo si arrotolerà. E cos'è? È un'esplosione termonucleare. A quel punto, quando la palla di fuoco che si crea, diversi migliaia, se non milioni all'inizio, gradi di calore, sale, tutta l'aria che si è spostata viene risucchiata e tutto il materiale, tutti i detriti vengono portati in alto, e questo forma il fuoco atomico. Più è grande la bomba e più questo fuoco atomico è alto. A questo punto tutto questo materiale radioattivo che viene portato dai venti, e quindi questo è l'effetto del fallout, la ricaduta radioattiva. Allora, fino all'area arancione questa cosa è mortale, quindi se uno è all'aperto per 4 giorni, da 4 giorni a una settimana, questa cosa qui, ed è dentro quest'area, questa muore nel giro di un mese per l'avvelenamento da radiazioni. Poi gli effetti tendono a diminuire, però c'è comunque l'effetto di avvelenamento, ci sono tutta una serie di altri effetti, okay? Però l'effetto non è così grave come nei primi 3 giorni, nella prima settimana. Non è un caso che i bunker svizzeri siano progettati per tenere le persone 15 giorni, quindi al massimo 15 giorni, dopo 15 giorni arriva uscì, no? Quindi, però
qui comunque gli effetti arrivano fino oltre San Marino, no? Quindi passiamo a metà Italia, stiamo parlando di due bombe che sono cadute su Milano. Quindi per far capire l'effetto della radiazione, è chiaro che se la popolazione come noi non siamo preparati a una cosa del genere, no? Assolutamente, l'effetto di un paio, non dico una guerra atomica, ma un paio di testate già provocherebbero un milione di morti, con tutto quello che poi ne consegue, quindi epidemie, avvelenamento dei campi, eccetera. Voglio farvi vedere questa slide. Questa è, dice il grado di protezione da radiazioni all'interno di un edificio. Quindi se io sono sul tetto ho un grado di protezione 10, se io sono in un posto interrato, in una cantina, ho protezione 200, no? Se sono su un punto interno dell'edificio protezione 30, se sono sull'alto dell'edificio protezione 20. Dove andate a vedere i vecchi manuali NBC, io ho fatto il militare e ho letto i manuali NBC, ci sono queste informazioni, ci sono tutte, no? come proteggersi il più possibile, perché negli anni 50-60 si pensava che, 70 anche, si pensava che la guerra nucleare fosse imminente, quindi si pensava a cercare di far sopravvivere il più possibile la popolazione. Poi ci sono accorti che, insomma, la guerra nucleare non era proprio il caso di farlo. E quindi abbiamo avuto 8 anni di pace. Allora, abbiamo ancora qualche minuto. Se volete fare anche qualche domanda più strettamente ufologica, anche se oggi l'aspetto ufologico è stato un po' relegato in un angolino, perché l'argomento era molto particolare, per cui sarebbero corsi molte più ore, anche qualche giorno, per poterlo poter parlare di più. Infatti io dico sempre che questi argomenti qua sono talmente complessi che ci vorrebbe un ciclo di conferenze, perché una conferenza unica non spiega tutto, no? Ad esempio dovrei fare una conferenza sui protocolli di Savisti, è vero che comunque non si è mai parlato di questi argomenti, quindi era giusto presentare anche questo, perché tanto Pastorano si è parlato anche di UFO, adesso l'argomento è talmente vasto che purtroppo più di tanto non si poteva illustrare. Comunque qualche domanda anche più strettamente ufologica la potete fare, è un ufologo, Alfredo, quindi non è che da ufologo. Tutti in casa. Ciao Alfredo. Ciao. Allora, unicamente per fare solo qualche puntualizzazione storica, per tenere la guerra in Afghanistan, è vero che gli americani hanno dato le armi per combattere contro i sovietici, però gli diedero ai guerrieri afghani, comandati da Abdul Pashir, che poi combatterono anche contro i talebani. Che poi non ci talebani, esatto, uccisero dai talebani, esatto. E per percattire il discorso della Libia, un'altra storia, diciamo che gli americani hanno svolto un ruolo secondario, chi è stato attaccato sui stati francesi, perché avevano mire su quello che era il cosiddetto contratto italiano, però la storia si cambia sempre, quella sono solo piccole, per quel che attiene quella storia che hai raccontato, diciamo la seconda parte della tua conferenza, molto esauriente, interessantissima, ovviamente si mette sempre anche i capelli. Quello che in effetti bisogna dire, ricordare, che è in atto ormai da diversi anni, e negli ultimi 5-6 anni questa crisi non è casuale, è voluta, per essere molto chiaro, fa parte di un piano per stordirci, per intontirci, per metterci a dura prova. Ma perché, se avete notato, si è accelerata la cosa. Esatto, fanno finta, vogliono farci credere che si è fermato, ma non è vero assolutamente niente, sarà sempre peggio. Quindi questo che hai detto è giustissimo, ed è anche, vorrei però riallacciare un attimo il discorso dei cosiddetti alieni, coloro che, secondo le nostre convinzioni, tanti, sono qui, sono sul pianeta da millenni, no? Allora, si parlava nella Bibbia, tu hai detto, è probabile che si parlasse di alieni di una certa provenienza, con certe intenzioni, e dal momento in cui è arrivato Gesù Cristo, possibile che queste, diciamo così, le intenzioni siano cambiate, perché la presenza è cambiata.
Però non dobbiamo dimenticarci che ad oggi assistiamo al cosiddetto fenomeno della Blackshus, no? Prima se ne è accennato. Così i microchip in fondo un po' hanno una, un direttamento, un collegamento diretto con questi rapimenti, con questi esperimenti che vengono fatti. È vero che la Blackshus spesso e volentieri i cosiddetti alieni sono stati visti insieme ai militari, no? Ecco, quindi da qui la sperimentazione congiunta probabilmente. Però voglio chiedere, cosa ne pensi al riguardo? Cioè, questi alieni che sono presenti oggi, no? E che noi vorremmo, abbiamo sempre pensato che erano, tra virgolette, in maniera molto molto semplice dire buoni, come sono? Perché in effetti hanno operato e stanno operando facendo questo tipo di sperimentazione. Se sono loro che la fanno, oppure se è vero che la fanno loro, perché è questo, è da, in questo punto chiedo un parere. C'è un'altra opzione, che ci siano più attori, esatto, nella... nel, nello scacchiere, cioè che ci siano più entità aliene in questo caso, sì, che si stanno confrontando. Non dimenticare che nel caso, durante il caso Amicizia, a un certo punto abbiamo avuto una guerra tra i contrari e gli amici, no? Certo. CTR e gli amici. Quindi è possibile che ci siano delle forze che tendono a fare determinate cose, quindi cieco tecnologia in cambio di basi, e mi lasci stare, faccio e mi innervo nel tessuto sociale e politico del pianeta, quindi ti dico devi fare così, devi fare cosà, devi fare questo, devi fare quello, no? E quindi hai alla fine chi tira i fili di queste marionette, che poi a loro volta tirano i fili di altre marionette che stanno sotto, eccetera eccetera, e abbiamo, certo, alla fine di tutta la catena ci sono i pupazzi che ci vengono messi davanti. E poi ci sono gli altri, quelli più spirituali, quelli che ci hanno dato il messaggio cristico, no? Che sono più in attesa e dicono, insomma, questi si svegliano o non si svegliano? Se interveniamo noi non imparano nulla. Quando dobbiamo intervenire? Li lasciamo che si svegli un attimino e quindi aspettiamo, nel frattempo controlliamo che non usino le armi nucleari, cioè capisci anche che se loro vengono giù e si intervengono, noi non impariamo nulla, no? Perché diciamo, chi sono questi, no? Fanno un atto di guerra contro di noi. No, invece loro dicono, io non voglio solo un atto di guerra contro di te, voglio che tu impari che non puoi vivere sulla sopraffazione, sul tuo prossimo, no? Cioè, avete visto, ad esempio, quelli che vengono qua, scusavamo prima, cioè, non sono le foto dei bambini morti di fame, di Afra, piuttosto che di altre zone, sono tutti belli, palestrati, con l'iPhone, cioè, cosa stiamo facendo? Capisci? Cioè, non c'è, ci sono delle cose che non anche un occhio... Certo, la presenza comunque di, chiamiamole razze, chiamiamole intenzioni diverse oggi, secondo me è sempre stata, c'è sempre stata. Secondo me c'era prima di Cristo e c'è stata dopo. Secondo me ci sono più. A mio parere Cristo con questo c'entra poco. Comunque è una questione ovviamente di personali opinioni. Ci sono due entità, secondo me, che sono qui sul pianeta. C'è un'entità che ha vinto, che è più potente militarmente, che è tecnologicamente più avanti e che dice tu non puoi invadere il pianeta. Ok? Allora questi cosa hanno fatto? Hanno detto va bene, io non invado il pianeta, però faccio lavoro sotto banco e quindi scambio tecnologia con altre cose. Quindi è un'invasione alla fine che ci stiamo procurando, certo, per noi. Un'invasione silenziosa e differente dal tradizionale, chiaro. Questa potrebbe essere una chiave di lettura, non, è un'ipotesi, non, assolutamente non sto dicendo che è così, però potrebbe essere un'ipotesi di lettura interessante. Allora, se c'è un'ultimissima domanda, perché poi dobbiamo chiudere, perché vabbè. Secondo lei i profeti che ha scritto la Bibbia, oppure Tesla o Nostradamus, come hanno fatto?
discorso del fluido del parto all'inizio, a prevedere quello che sarebbe successo, cioè questi nodi temporali? Non lo so, potrebbe essere che qualcuno gli ha mostrato le cose, potrebbe essere che ci sono delle tecniche che noi ancora non conosciamo, ci sono delle cose che non conosciamo. L'universo che noi conosciamo, quello che l'ho detto prima, è fatto dal 4% di tutta la materia, il resto è energia oscura e materia oscura, di cui nessuno sa niente. Ieri c'era un fisico del CERN, credo, forse del CERN, che ha detto, ma alla fine non ci stiamo capendo niente. Io ho fatto delle domande, ma la pressione negativa? La pressione negativa abbiamo iniziato a discutere, vi scriverò perché ho bisogno di alcune informazioni, ma cioè noi sappiamo ben poco dell'universo, sappiamo ben poco dello spazio-tempo, crediamo di sapere, ma in realtà secondo me sappiamo ben poco. Quindi però la scienza deve capire che questi fenomeni sono possibili. Non è che siccome il fenomeno non sa spiegarlo, non esiste. Il fenomeno esiste, è ben visibile, è ben evidente, no? Anche gli UFO sono ben evidenti, ci sono tonnellate di carta di rapporti istituzionali, perché hanno rubricato rapporti gli Stati Uniti con il Blue Book, l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, la Cina, la Russia, il Brasile, l'Argentina, Cina, non so se l'ho già detto, cioè ci sono tonnellate, Brasile, ci sono tonnellate di rapporti, no? E non è che uno dice siccome non ho l'alieno sul tavolo, non ho l'UFO sul giardino, che ha dato il giardino, non ci credo. No, tu devi prendere atto che il fenomeno c'è, esiste, persiste. Esiste dai tempi come minimo dei Romani o dei Veda, e quindi devi cercare di capire che cos'è, perché ti porta verso una fisica nuova, perché ti porta verso delle nuove tecnologie. Cioè immaginate solo questo: una persona che viene da una stella diversa e quindi ha un sistema di trasporto in grado di piegare lo spazio-tempo, potrebbe distruggere la Terra in un attimo, perché ha una tecnologia che si basa su delle forme di energia che noi non abbiamo, e quindi loro se avessero in un attimo distruggono la Terra. Se non l'hanno fatto vuol dire che non gli interessa, quindi non sono ostili questi che ci stanno, diciamo, proteggendo. Io li chiamo i protettori. Cioè, le persone che hanno preso il controllo dal 2000, grosso modo, dall'anno 0, 2000 avanti Cristo, no? Che io definisco protettori, che hanno cacciato i Nefilim, hanno cacciato gli altri, no? Ci hanno lasciato liberi di fare tutto quello che volevano fare. Non sono intervenuti, non hanno detto tu devi adorare me. Mi devi fare il sacrificio umano, mi devi arrostire gli isceri, o mi piace la tua donna, la voglio, no? Perché gli angeli facevano questo, no? Si accoppiavano con le donne terrestri. Allora, siccome questo non succede oggi, no? È evidente che sono due classi diverse, sono due entità diverse. Lei mi può rispondere, sì, ma la Bibbia si dicono sciocchezze, sono miti. Vabbè, allora tutta la Bibbia è un mito, cioè di cosa stiamo parlando, no? Cioè è un'obiezione ancora più devastante il fatto, lo diceva anche Guilino ieri, di dire che Ezechiele aveva le allucinazioni. Beh, allora se un libro sacro dei credenti è un libro basato su delle allucinazioni, di cosa stiamo a discutere? Quindi è evidente che la Bibbia in realtà è un libro storico che narra determinate cose. C'è una contrapposizione, c'è stata una guerra e i demoni sono stati mandati via, perché
erano, non potevano stare su questo pianeta. E aveva penso così. Io voglio intanto dirvi che Alfredo ha con sé anche il materiale, anche i libri della conferenza che ha fatto oggi. Quindi sì, adesso gli ho portato delle copie del mio libro che lo volessi acquistare. E poi ci siamo con i tempi, io vi voglio ringraziare per la partecipazione. Quest'anno l'argomento avete visto è stato molto particolare, non sarebbero bastati, anzi Alfredo ha parlato quasi 4 ore. Non è poco, di non avervi annoiato, B, di avervi interessato. Vogliamo dire perché si è fatto molto tardi, io vi ringrazio della partecipazione, sapete che ogni anno cerco sempre di affrontare un argomento diverso, di portare anche esponenti di spicco sempre diversi, c'è un anno ancora per pensare, speriamo di essere sempre così, di vedervi sempre così interessati. Grazie a tutti e buona serata. Saluto Ele. Grazie, sì. Ciao.